Roma non è certo tra le città più verdi del paese. Pochi sono i giardini pubblici, quasi inesistenti quelli privati. Trovare poi una famiglia che abbia investito molta della propria terra in zona residenziale, non per costruire case, ma per realizzare un'oasi di alberi e piante, è praticamente impossibile. Noi però siamo riusciti in questo miracolo. Abbiamo scoperto un giardino incantato, parecchio sconosciuto in città. Teramo è davvero una città con poco verde? Sembrerebbe di sì. Recenti studi di settore hanno stabilito che i cittadini teramani hanno a disposizione pochissimi metri quadrati di piante ed erba pro capite. Ma c'è chi ha investito terra e fatica per realizzare un proprio giardino incantato nel centro della città. Sicuramente per sé, ma a respirare quella buona aria, salutare e poi l'intero quartiere. Un esempio da imitare. Io ho cercato di fare una scelta ecologica, così fare un piccolo polmone di verde, un po', prima era una periferia, adesso è quasi centro città, insomma, siamo nella zona di Villa Mosca. Quindi 40 anni fa pensare a realizzare un giardino, insomma, è stata un po' una cosa originale. Diciamo anche azzardata, perché costa abbastanza mantenerlo, insomma, stargli dietro, è una scelta, non dico suicida, ma insomma, è vicino. Oggi però è soddisfatto. Di fronte a altre scelte più remunerative, dovuta alla lottizzazione, alla cementificazione, alla costruzione intensiva, cioè, ho fatto questa scelta. Speriamo che la natura e i posteri mi ripagheranno, insomma. Due giorni in mostra a Piazza Martiri per rilanciare il sostenibile. La manifestazione voluta dall'amministrazione comunale di Teramo aveva come scopo quello di sensibilizzare la cittadinanza alle energie rinnovabili e alla mobilità elettrica. Numerosi gli stand di case automobilistiche che hanno presentato auto e biciclette ricaricabili con la corrente elettrica. I teramani hanno recepito il messaggio e molti hanno chiesto di provare i nuovi motori. Successo di pubblico e consensi per Teramo Sostenibile. L'evento che si è tenuto a Piazza Martiri è stato tutto dedicato alla mobilità sostenibile, alle fonti di energie rinnovabili e alle costruzioni a basso impatto ambientale. Due giorni divertenti durante i quali i cittadini hanno potuto visitare gli stand ma anche sperimentare personalmente i veicoli ibridi ed elettrici messi a disposizione dalle case automobilistiche che hanno partecipato alla manifestazione. Quali sono le caratteristiche di una macchina elettrica? Praticamente non inquina, è la cosa penso che sia più importante in assoluto. E poi c'è una riduzione dei costi veramente molto importanti. Cioè? Beh, basti pensare che con circa un euro di corrente si percorrono circa 100 km. E questo... A che velocità? Possiamo anche raggiungere delle velocità importanti come i 100-110 km/h. Dove Quindi... si ricarica la macchina? Ecco, la macchina si ricarica ad una normalissima presa di corrente, non ha bisogno proprio di quelle colonnine dove c'è bisogno di una superpotenza, ma una normalissima presa di casa, come un elettrodomestico normale. Teramo è una città green? Sì, ci stiamo provando in ogni modo, diciamo questa amministrazione comunque fin dal suo insediamento ci ha puntato sull'energia sostenibile, ricordo la firma del patto dei sindaci appena insediata, progetto Paride, noi per esempio la settimana scorsa proprio siamo stati al Solar Expo di Milano a presentare insieme a Under un progetto di educazione ambientale, l'unico comune in Italia, cioè il comune capofila, e su questo ci stiamo puntando mondo, tant'è vero che la città di Teramo comunque è in linea con quelle che sono le direttive europee, cioè del famoso patto 20-20-20. L'unica cosa dove si pecca un po', ma questa è proprio la media europea che pecca un pochettino su questo, ed è il caso di incentivare, è l'uso delle vetture elettriche, quindi minore emissioni di CO2, perché entro il 2020 dovremmo avere un'emissione di CO2 del 20% in meno, e su questo effettivamente stiamo più indietro e ci stiamo puntando. Voglio ringraziare Sabatino Michini che comunque ha dato una grande spinta anche a noi amministratori, quindi al Comune di Teramo, per puntare anche su questo. Quest'altra
un'altra forma di sostenibilità. Io ho avuto la fortuna di provare la macchina elettrica, l'ho avuta per un mese, ed effettivamente dopo che la si porta ci si rende conto di tanti vantaggi, sia in termini ambientali chiaramente, di risparmio energetico, ma anche in termini economici, perché non nascondo che ho avuto pure un bel risparmio da quello che è il costo della benzina. Quindi ben venga, andiamo avanti su questa strada, su questo scorcio di legislatura, e punteremo soprattutto su questo tipo di risparmio energetico. Giovane, carina, frizzante, sensibilissima, una passione per il teatro senza limiti, un talento artistico naturale. È nata a Teramo, dove ha frequentato i corsi di recitazione di Spazio 3. Si è laureata a Roma in letteratura, musica e spettacolo ed ha anche conseguito il diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Ha lavorato a teatro e al cinema con grandi nomi come Michele Placido, a Rai Education, e ha vinto un bel po' di premi. In questi giorni del Maggio Fest è impegnata come protagonista nella pièce di Neil Simon, Una bionda per due. La carriera artistica forse la porterà lontano dalla sua terra, ma per il momento siamo noi fortunati a poter godere della sua bravura. Che studi ha fatto? Ho iniziato a Spazio 3 Teatro a 12 anni, nel 95, con Carla Piantieri. Per 3 anni sono stata lì con lei, poi ho seguito col maestro Silvio Araclio per altri 4 anni. Dopodiché mi sono lanciata su Roma pensando che non fosse una vera passione, quindi ho detto vabbè, non vado per teatro. E invece mi sono abbrutita, letteralmente abbrutita, sia fisicamente che anche interiormente. Ho capito che proprio mi mancava tanto e quindi mi sono laureata in gran fretta alla Sapienza e letteratura, e poi subito ho provato l'Accademia, è andata bene al primo colpo, e quindi dal 2005 al 2008 ho frequentato lì. E adesso, invece magari di utilizzare la sua laurea per insegnare, che cosa fa? Invece di utilizzare la mia laurea per insegnare, penso che mi possa aiutare invece per il teatro, eventualmente per insegnare teatro ai ragazzi, agli adulti, non so, vedo che le due strade si sono ben unite. Ma quando ha sentito dentro di sé una passione forte per il teatro? Allora, io penso che nata da subito, era già dentro di me senza che io ne avessi tanta consapevolezza all'inizio, perché mi ricordo che fin da bambina giocavo sul tavolo che è di là in cucina a fare l'ubriacona, non si sa, il delirio della casa. Poi in realtà però la scintilla è venuta da papà. Passeggiavamo per il corso e c'era una locandina bellissima di Spazio 3, che adesso non c'è più, stupenda, e mi fa: ma tu non vuoi fare il corso? È il fratello di un mio amico, Silvio, io conosco Paolo, ci vorresti andare? Sì, e da là poi non ho più lasciato. Allora, diciamo le prime esperienze importanti teatrali che ha fatto. Allora, principalmente Spazio 3 Teatro. Una volta uscita da lì con l'Accademia, che mi ha dato veramente tanto, forse sono stata anche fortunata all'interno lì dei 3 anni, perché alcuni ragazzi allievi venivano scelti dagli allievi registi per fare spettacoli e quant'altro, però non era per tutti. E io devo dire che non sono stata mai ferma, quindi c'era sempre da fare spettacoli, saggi, eccetera, eccetera. Una prima bella esperienza è stata quella del post-terremoto con Michele Placido, I fatti di Fontamara, ma più che la presenza di lui, di questo nome, è stato anche il gruppo. È stato molto bello lavorare con loro, eravamo affiatati, forse per dare qualche cosa agli aquilani, insomma, ce la sentivamo un po' tutti. Poi, non so, anche con la Rai Edu per Rai 3, la festa di Spiro Scimone, quella è stata una grande chance per me personalmente, perché mi dicono che va ancora in onda dal 2011, quindi anche se non lo so. E l'ultima performance l'ha fatta proprio recentemente col Maggio Fest, Una bionda per due. Sì, Una bionda per due, che è andata in scena ieri sera per ben 2 volte, 18-21, e io mi sono tinta pure per l'occasione. E che devo dire? Mi è piaciuto nuovamente mettermi in gioco, perché Silvio riesce sempre a tirare fuori da me qualche cosa di nuovo, qualche cosa che io ho sicuramente ma che nascondo, soprattutto questa femminilità, sensualità che c'è ma io mi vergogno di portare fuori nella vita. Invece lui poi riesce con grande maestria e leggerezza a tirare fuori,
E poi mi aiuta sicuramente anche nella vita. Quando insegna teatro o insegnerà teatro, qual è il primo messaggio che darà ai ragazzi o agli adulti, i suoi alunni? Allora, il primissimo è di volersi bene, cioè di stare insieme in quel momento lì, prima di tutto come esseri umani. Poi si può pensare a recitare, a fare il teatro e quant'altro. Prima di tutto però di guardarsi negli occhi e dire, beh, sei un mio fratello, sei come me. Di mettersi a nudo in questo, io ci batto molto. La vita dell'artista è difficile? Difficilissima perché, ecco, il teatro è lo specchio della vita, ci riflettevo stamattina, non solo perché andiamo noi in scena e mostriamo uno spaccato di vita, ma soprattutto perché nasce e finisce. Quindi quello ci insegna e ci ricorda che inizia un percorso e termina, e noi anche nasciamo per poi morire. Questo per me penso che sia illuminante, e quindi questo poi porta con sé anche un po' il dolore in realtà, perché una volta che sei in scena ti vivi quel momento, il tempo è sospeso, non esiste più, però poi finisce. Ti svegli la mattina e forse non avrai più da lavorare per un tot di mesi, e quindi è lì la forza e la costanza di non mollare, di mettersi in gioco nuovamente, studiando, leggendo, cercando poi di vivere la vita, di non fare che esiste poi solo il teatro, perché io penso siamo, ecco, voglio essere anche nella vita, me stessa principalmente nella vita, perché sennò poi come faccio a... Come lo vede il suo futuro? Prima di tutto finire l'università e poi andare via, credo, dall'Italia, sì, volare un po' fuori. Ma è vero che la vita di un artista è anche difficile sentimentalmente? Assolutamente sì. Io sono sempre sola, ma... credo che sia anche colpa mia per il carattere, eccetera. Però è anche questo lavoro, sì, perché oggi sei qui, domani non si sa, dopodomani ti prendono e parti fuori, in Europa o chissà dove. E allora, un ultimo messaggio per un ragazzo che vuole iniziare veramente a studiare teatro a livello professionistico. Io consiglio questo, che lo faccia con tutto se stesso, con la passione, la grinta, l'umiltà, e la costanza, di non scoraggiarsi, perché è difficile per tutti, qualsiasi tipo di lavoro, in questo momento ancora di più rispetto a un passato, e quindi di crederci, però di non essere presuntuoso, arrogante, di arrivare passo dopo passo, con la gioia e la voglia davvero, se ci tiene, di farlo, quindi di tirare fuori questo amore. I suoi genitori, i suoi familiari la seguono da tanti anni, però sempre si commuovono. Sì, siamo una famiglia di piagnoni, si può dire così, oppure sempre a piangere sto, anche in accademia lo dicevano, sempre a piangere. Penso che sia una cosa anche bella, devo dire, perché se uno dopo tanti anni riesce ancora a commuoversi vedendo la figlia che fa quello ormai dagli anni del cucco, no? Dal 95. No, vuol dire che lei diventa però sempre più brava. No. No, secondo me che c'è, ecco, quello che dicevamo anche prima, l'affetto e la gioia, e arriva la compassione, ecco, si è insieme e quindi si toccano le corde, toccano le mie, io forse tocco le loro e spero anche quelle di altri. E questo è il teatro. E questo è il teatro, sì, assolutamente. Grazie di essere stati in nostra compagnia, ci vediamo la prossima settimana con Abruzzo Village. Buona serata a tutti.